Buongiorno ragazzi ed eccoci per la prova dell'Hyperlink 12 metri 2018 versione ultra light. Bellissimo, un kite che ha le doti dell'Hyperlink versione normal ma con un tessuto del 25% in meno. Il kite pesa con il castello, senza cavi e senza barra, 1,8 kg, record incredibile. La vela è veramente leggera e sta su con nulla. Adesso in acqua, oggi ci sono, come potete guardare dal mare, circa 3 o 4 nodi, non di più, e la vela veramente va molto molto bene, sprigiona tantissima potenza. La tiriamo su ora. Eccola qua, in movimento, stupenda. Come vedete sprigiona tantissima potenza con nulla. Guardate che roba. Andiamo a vedere un po' il kite loop, incredibile, guardate. E guardate come va a bordo finestra in maniera perfetta, direi. Adesso facciamo un kite loop anche da questa parte. Eccolo qua. Una vela incredibile anche per l'hydrofoil. Io credo veramente che si possa scendere attorno ai 6-7 nodi per una persona dotata di buona tecnica e di peso contenuto. Rimarrei sui 7 nodi per una persona sopra i 90 kg circa, contando che con 8 nodi la versione normale già si parte bene con l'hydrofoil. Vela che poi va benissimo anche con il surfino e con il twin tip. Una vela che consiglio, come avevo consigliato l'anno scorso la versione normal. Ed ecco l'Hyperlink 12 metri quadri ozone 2018, stessa costruzione castello della versione normal, ma il tessuto diverso. Il tessuto è quello leggerissimo nella versione ultra light, e questa riduzione di peso consente al kite di stare stampato in aria in maniera incredibile anche con pochissima brezza. Lo consiglio veramente tanto per quelli che amano soprattutto avere una vela quasi unica da usare con l'hydrofoil, con il surfino, con il twin tip o nei viaggi. Il pacchetto con l'ala tutta chiusa è veramente piccolo e per cui l'ala di riferimento per quanto riguarda il 2018. Ah, yeah.